No, è su che se demo sarà tutto cazzo però. Non della categoria giusta. No, perché apposta la mia per ricacciare. Ah, ma qua se te la devo scattare non ce l'ho adesso. Batman. Arkham Asylum si chiama questo, sì. Aggiorno. Ok, dovrei aver fatto. Oh, ma boh. Ma se poi si mette a dormire in live, faccio la sleeping live. Comunque se non ho una botta di culo, dipende, potrei lavorare a Martinucci. Mi scanto. Ah, è vero. Sono un discanto magro io. Ma lo sai che mi stavo pensando? Chris, io devo ancora pagare sto cazzo di fondo. Ma io comunque lo sai che io potevo vincere contro i mariti, quello là, Alessandro. Perché non ho messo Kirike, non ho messo. Manco Passage, comunque. C'è pure Venge, pareggiamo. Ma contro Giradischi spero di fare i punti e spero che Claudio perda. E spero che perdano pure lo smanitoni. Mo' Cribo mi ha superato. Io mo' sto contro Cribo il Fantaka. Cioè mi ha superato. E mo' per superare di nuovo Cribo devo. Ma che cazzo devo fare se il mio attacco è. Io spero che il mio attacco faccio come Ninter stasera. Si dupi a sangue come Gosens che gli passa la Gatorade. Ma spaccalo, spaccalo, spaccalo. Guarda, spacca. Uda, spacca. Ma a me io voglio che lo smanito dipendano così almeno. Devo puntare al terzo, ma la vedo un po' impossibile. Allora. Quel ca. A me possono pareggiare, no? Ah, ma perché loro stanno con Alessa. Ah.
Sì, ma saetta. Sì, ma io perché non sto facendo la storia? Allora, io mo da che cazzo dovevo fare? Ah, sì. La storia. Ma che tu hai reso metà zarco? Non so perché. Ma non è che io la foto la... Ah, no. No, mi sono paraflesciato dicendo, ma cazzo, non è che mo la storia che ho fatto con Roberto l'ha messa nel profilo di Twitch? Io sono Bartman. Hai visto i Simpson oggi? Ah, tipo Bart che era tipo Batman. Ok, caffè di merda. Ma Batman, al cinema, tu sei andato via. Basta, adesso l'abbiamo fatta. Vado a vedermi i video di Yu-Gi-Oh! No, che fai? Mi abbandoni? Alcuni dicono che fa cacare, alcuni dicono che sia bellissimo, non so più a chi credere. Però ovviamente io lo devo vedere e vedere se ne vale la pena. Vai, esatto, sì. Vai sul galleria. Vedi il tasto di sto telefono. Ma che sa Eva? Che serve ma... Devo fare delle cose. Se è buono, ok. Senti. Alcuni dicono che sia bello. Alcuni dicono che sia un po' me. Quindi boh. E vabbè ragazzi, non mi ha fatto manco la... Vabbè, si è capito. Eccolo, setto. Non ho capito... stai dicendo... dicevo, alcuni dicono che sia bello e alcuni dicono di no.
Però io giustamente. No, sinceramente mi è venuta più voglia di Batman vedendo Aliasel. Ma tu hai fatto Spiro, cosa? Ah. Beh, domani pomeriggio non dovrei fare un cazzo, quindi non dovrei, direi. Allora, messo. Possiamo giocare? Io ho bevuto mezza bottiglia di vino e non ho retto, sono andato subito a letto a dormire. Mamma mia, sei alcolizzato. Io non sto bevendo neanche più, ragazzi, non sto scherzando. No, bugia al cazzo. Venerdì mi sono ubriacato a merda, capito? Però, questa settimana zero proprio. Punto del terrorista. Allora, Madonna, Michele, ma te è presente quel mannaggia quel detto, cioè che dice chi ha il guarda bene. Guarda, ma magari io quando bevo mi venisse sul sonno. Se dice Michele, è presente quel detto che chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane? Perché stasera ho potuto constatare. Mamma mia, non ci sto credendo. Cioè, come cazzo fa? Cazzo, io non pubblico niente da stamattina qua. E poi se lì fa perito nel bagno, secondo te voglio bere con lui. No, no, sì, da me. Non va il poplape. Cioè, ah, sì, quello sì. Vabbè, Michele se ne è andato, poi lo dico su WhatsApp sto fatto. Che in live non posso capace che bra, tanto sa che quello si Twitch. Ma cazzo! Ho messo su on. Sì. Ho una nuova partita. Luminosità. Sì, sottotitoli sì, continuo. Senti, boh. Facile o normale? Boh, io direi facile. Poi lo finiamo subito. Normale, boh. Si può cambiare poi la difficoltà. Perché si può cambiare che è troppo. Cioè, non ho mai giocato a un gioco di Batman, quindi. Non lo so. Fare normale subito sparato mi sembra un po' di. Boh, proviamo. Si può cambiare la difficoltà poi, zia. Ma non lo so, aspetta, tu sai se si può cambiare difficoltà? Credo che quando muori più volte per abbassare, se io metto facile, vaffanculo.
Giochiamo tranquillamente, ci godiamo la storia. Nabbo. E si blocca il telefono. Unità, procedete verso il municipio di Gotham. Arkham Asylum! Mamma mia ragazzi, il manicomio di Arkham. No, non posso che Luke mi muta tutto. Sala d'attesa, terapia intensiva. Sì, signore, la sta aspettando giù in sala di consegna. È arrivato prima di lei. Cambia allora le telecamere. Ehi, Charlie, hai il mio profilo migliore? Cosa dico? Sono tutti bellissimi, no? Voglio richiuso una volta per tutte. Ma tu guarda quanta sicurezza. Come fa un povero Cristo a uscire da qui? Nuovo paziente nell'ingresso della terapia intensiva. Il personale non necessario deve evacuare l'area. È sempre un piacere tornare nella mia dolce. Aspetta. Posso dire una cosa, cioè, mo, al di là di tutto, siccome il miglior villain della DC Comics rimarrà sempre Joker.
Cioè, ragazzi, Joker è qualcosa di boh. Cioè, immagina Joker è sprecato nella DC, secondo me. È veramente sprecato. Voi immaginatevi, la DC Comics ha Joker e la Marvel ha Green Goblin. Secondo me sono due cose uguali. Cioè, Goblin vabbè, Goblin è bipolare, però Joker è veramente pazzo. Però secondo me la cattiveria di Joker, boh. Cioè, non so se la cattiveria di Joker supera quella di Goblin. Però, boh. È bellissimo. È veramente bellissimo. Cioè, secondo me i miei preferiti sono Joker e Goblin. Al momento. Vabbè, c'è gente più figa, ok. Vabbè, Doc Ock non è un villain, Doc Ock è solo perché gli è impazzito il coso dell'impulso e va bene. Cioè, nessuno è un villain, sono tutte persone che hanno fatto scelte sbagliate. Però Green Goblin è proprio un figlio di mamma mia, adoro. E Joker lo è ancora di più. Spettacolare uno come Joker. È veramente spettacolare. Oh, Fede ha avuto la buona. La. Però. Devo abbonarmi da Fede quando posso. Ha avuto la filiazione. Joker, quando cade Todeschi. Senti, ma lui già era pazzo. Più è caduto in quel cazzo di coso, è diventato ancora più pazzo. Però, boh, bisogna vedere. Comunque, sai dove ti spiega proprio bene, bene, bene. Se ti spiega proprio la storia bene, bene, bene. Gotham. Tu vediti Gotham, c'è Joker proprio che ti spiega proprio il suo nascere. Se tu ti vedi Gotham, è uguale. Su Gotham ci sono collezionabili. Dicevo, su Gotham ti spiego proprio la storia di Joker, perché là fa vedere un botto di cose. Siccome mo tipo a Joker gli esplode tipo qualche cosa. Devo andare a controllare il prigioniero, agente Bolz. Va bene, ma sii veloce. Seguo le procedure. Il paziente si presenta in condizioni soddisfacenti. Avrebbe riportato ferite minori, si ritiene nelle ultime 2 ore. Sembra che ci sia. L'ora di abbassare le montagne. È tutto vostro. Portatelo fuori di qui. Si è a posto. Aprite la porta. Beh, avete sentito cosa ha detto la signora? Abbiamo un altro psicotico in arrivo.
La senti l'eccitazione nell'aria? No? Deve essere stata una delle guardie, allora. Croc, vecchio mio, sei tu, vero? Prepariamoci. Tenete sempre le armi puntate. Che cosa fa? Sento il tuo odore, Batman. Facciami il collarino, quella bestia va controllata. Quella cosa fuori di qui, subito! Non vedermi di ammazzarti, Batman. Strapperò via le gambe. Mangerò anche le ossa. Adesso... Perfetto, abbiamo già il primo psicopatico. Assolutamente procurarle un paio di scarpe. Ok, muovete. State fermi. Come mai hanno fatto passare Batman dalla sicurezza? Bella serata per una festa. Non dove vai tu? La notte è giovane, Batman. Ho ancora un paio d'assi nella manica da giocare. A proposito, non trovi strano che sia bastato un incendio a Blackgate per trasferire qui qualche centinaio dei miei uomini? Pensavo di averti detto di stare zitto! Oh, Frankie, dovresti imparare a tenere chiusa quella bocca larga che ti ritrovi. O finirai nei guai. Dimmi una cosa. Non ti sei mai lasciato catturare così facilmente? Che cos'è che vuoi veramente? Ah, niente di che. Solo qualche centinaio di morti tra atroci sofferenze. Il modo più orrendo per concludere un'inutile esistenza. Ah. E tutto grazie a te e a una scatola di fiammiferi. Ho risposto alla tua domanda? Tutti i pazienti devono evitare contatti con i detenuti provenienti dal carcere di Blackgate. La loro prescrizione. Che cosa fa? Da dove sei? Prendi una torcia, illuminalo! La loro presenza in istituto è temporanea. E ripeto... Cosa? Non ti fidi di me, eh? Il nostro ospite è arrivato. E così sei tornato. Hai ammazzato tre dei miei uomini l'ultima volta che sei scappato. Solo tre? Mi assicurerò di andare molto più sul pesante la prossima volta. Che ne dici di puntare al cielo? Seratona, Jim. Joker fa irruzione in municipio, prende in ostaggio il sindaco e mi molla la gestione delle squadre anticrimine in Mediaset. Sì, è stata una bella nottata. Speriamo che sia l'ultima con lui. Sì, certo. Mi spiace, Batman, è ammesso solo il personale di Arkham. Le garantisco che se c'è qualcuno di qualificato... Senta, apprezzo l'aiuto, ma farebbe sicuramente innervosire i detenuti più violenti. Credo che si riferisca a te, Batman. Non fare il timido, Batman, sei sempre benvenuto qui. Devo dire che è bello tornare. Tutto bene? Si è arreso senza opporre resistenza. Non mi convince. Se non altro è tornato al posto che gli appartiene. Dai, alzati! Forza! Joker è libero. Avvertite il direttore. Presto, lo stiamo perdendo, dottore! Che ti venga un colpo! Ta-da! Tesoro, sono a casa. Entra pure.
Ma... Benvenuto in manicomio, Batman. Ho preparato una trappola e l'hai fatta scattare alla grande. E ora diamo inizio allo spettacolo. E Marina, ci vogliate scusare l'interruzione del vostro regolare? Fino a pochi secondi fa avevo deciso di uccidere tutti i presenti e guardare i cartoni, ma poi... Beh, sapete quanto mi sta nel mio pubblico? Massacro la faccia! Scusa, come si para? Ti riduco la faccia! Ecco l'inizio della fuga del controllo del manicomio. Beh, infatti era strano che Joker si facesse catturare così facilmente. Joker c'ha sempre qualcosa in testa. Sì, ma se mi dici i comandi io potrei capire. Allora, R2 accovaccio, ti uso il gadget, partartio, rampino, contrattacco, attacco, mantra stordente, corri. Wayne Tech, pausa, data detective, punto il gadget. Oh, scusa, ma per parare premi due volte per schivare, quindi. Ah. Ok. È così. Ah, potevo fare... Tutto bene, bello? Morirai di sassuato per... Dai, ma... Oh, ma... Ecco perché ho detto, io mi devo abituare che non è Spider-Man. Quindi... Non è Spider-Man, quindi mi devo abituare. Che sto prendendo un po' troppo facilmente. Gordon, prova a metterti in contatto con il direttore. Informalo su quanto è successo. Torna subito. Non fare promesse che non puoi mantenere, Batman. Il manicomio è sotto il mio controllo. Questo gioco diciamo più complicato. Vabbè, ovvio. Se pensi che ti permetterò di scappare... Bla bla bla, sempre quel tono da eroe. La Fox sta cominciando a annoiarmi. Oh, l'ha detto lui. È una trappola, lo sai. Certo. Allora, come sta James Gordon? Vabbè, cara. Perché Spider-Man, cioè oddio, semplice non è, perché è difficile pure Spider-Man, cioè bisogna ammetterlo, però sono diciamo combat system diversi. Ma Joker fece nella prima apparizione nel 1940. Cioè.
Ok, qua non c'è niente. Si può andare. Scansione alla mia, in che senso? Madonna, che cosa strana vedere i corpi così, aiuto. No, non c'è niente, eh. L'avrebbe fatto già vedere. Joker si è dato da fare. Queste povere guardie non hanno potuto fare molto. I pazienti sono pregati di assumere i medicinali ogni giorno all'ora prescritta. Avviso. Allarme intruso a livello B3. Avviso. Allarme intruso a livello B2. Avviso. Allarme intruso a livello B8. Avviso. Allarme... Bam! Da capo un bacio mo. Ehi, Batman! Da questa parte! Avviso! Allarme intruso a livello B3. Avviso! Allarme intruso a livello B2. Avviso! Allarme intruso a livello B8. Avviso! Allarme intruso a livello B1. È di Barlo. Cosa è successo? Joker, sei fortunato a essere ancora vivo. Deve essere andato da questa parte, la porta è bloccata. Proverò ad aprirla. Serve aiuto in sala di pacificazione. Ripeto, serve aiuto in sala di pacificazione. Nessuno mi sente. Mi sentite? Sono con Batman. Pronto? Dove sono? Qua sotto. Ti serve aiuto? No, preferisco lavorare da solo. Zaz è libero! Oddio, ha preso Mike! No! Franklin, mi senti? Sta calmo, arrivano gli aiuti. Cioè, mo' ho capito che gioco vuole fare Joker. Tipo, noi praticamente dobbiamo scendere nelle recondite di Arkham e lui piano piano ci manda i suoi scagnozzi, cioè gli scagnozzi, tipo Clayface, Scarecrow, il pinguino, quello là, Zarzo, che ci vuole strappare il cazzo nel coso, ci manderà Bane, Harley Quinn, cioè tutti i nemici di Batman, come Spider-Man. Praticamente che hanno tutti gli amici di Spider. E poi alla fine catturiamo Joker. Diciamo che così cioè, si evolverà la storia. Il pinguino qui non c'è. Vabbè, comunque i nemici di Batman. L'enigmista. Mr. Freeze. Poi Zonavi. Vai una man. Sfida sbloccata, terapia intensiva. Che senso sfida sbloccata?
Mostra Batman. Mostra Batman. Porta chiusa a chiave. Sì, ma questo... Oh, però si è mossa. No, secondo me c'entra tipo qualcosa questi qua. No, questi si attivano, la prendi nel culo praticamente. Lo zii, vedi che ti stai un po' alterando. Vabbè, nel frattempo che questo ci fa scendere, andiamo a vedere dall'altra parte. Ah, così ti abbassi. Oracle. Figlio del commissario. Ah. No, che buca. Barbara Gordon. Non pensavo. È assoluto per anni l'identità segreta di Batgirl. Ma con la mano combatto una volta così. Dove è andata a fine quando Joker le ha sparato alla colonna vertebrale? Paralizzata la vita in giro. Barbara ha assunto la nome di Tale, segreto di Oracle. E ho aiuto a ricalare la scuola. Ma che buca però! Che buca è! Forte e chiaro, come va? Joker è scappato dalla custodia, gira libero per Arkham. Hai bisogno di qualcosa? Mio padre è ancora lì. Il commissario Gordon sta bene, Joker non è molto lontano. Mi tengo in contatto. Non puoi scappare! Liberalo! Dovete salvarlo. Grazie al cielo. E Zaz ha preso Mike. È legato a una sedia. Zaz ha perso la testa. Aspetta qui. Non puoi uccidere Mike se vede qualcuno che tenta di avvicinarsi. Ah. Mi vedrà. Capito. Se vedo qualcosa che assomiglia a un pipistrello, questa guardia... Avete sentito? Oh, no! No! Ok, quindi la tattica per andare da Zaz, sai? Disgrazia, come ha fatto a liberarsi un paziente come Victor? Victor Zaz, autentico sociopatico. Zaz è cresciuto negli agi, ma sta già di chi è. Zaz importa solo di noi. Scendi sugli altri, scendi i tuoi amici, non attaccare. Ci penseremo più tardi, dottore. Sì, certo. Vuole uccidere la guardia, sai? Ha bisogno di ucciderla. Vuole uccidere guardia, ya? Noi salvare dottore, ya? Perché parli così, porca puttana? Zaz ha catturato il mio compagno, lo farà finire a rosa. Faccia qualcosa, per favore! Tienilo occupato, devo andargli alle spalle.
Devo avvicinarmi a Zaz quanto basta per colpire. Per terra mi vedrebbe arrivare, quindi resto in alto. Se mi aggrappo con il rampino, questi vecchi gargoyles dovrebbero reggere il mio peso. Se qualcuno si avvicina... Vaffanculo, ma... Qualcuno rispedisca quella bestia in cella. Salvataggio shock. Amore. Moste bon. No ragazzi, potete dire ciò che volete, ma Harley Quinn sta proprio, è una delle bone assurde della DC. Ma che bello, potessi essere io Sharpie. Hai una possibilità di arrenderti, Quinn. Ho le tante, Batman, ma niente da fare. Ora sono venuti a gestire il manicomio. Boh. Che buona, io sta troppo tosta Harley Quinn. Cioè, è proprio buona Harley Quinn. Oracle. Al psichiatra del manicomio di Arkham, assegnato alla cura di Joker, la dottoressa Harley Quinn, la nuova sessione per il suo paziente, cominciandosi da male, dopo aver aiutato a fuggire dalle reclusione. Ma da sta parte c'è una lieve storia di Harley Quinn su Joker, ma mi sa che è il Joker di Jared Leto. Cioè sul Joker di Jared Leto. Harley Quinn. Quinn. Qui. Il manicomio di Arkham è ferito dalla rete. Ho preso il controllo del sistema di sicurezza. Deve averlo isolato dalla rete di distribuzione. E non è tutto. Secondo la polizia ha piazzato bombe in tutta Gotham. Dice che le fa esplodere se qualcuno mette piede sull'isola di Arkham. Per ora la notizia non è ancora resa pubblica, ma è solo questione di tempo. Mente. È solo una scusa per distrarre l'attenzione. Come fai a saperlo? Lo conosco. La stanza è chiusa. Non riesco ad aprire il cancello. Siamo bloccati qui dentro. Prova con la radio. Chi sta al controllo dovrebbe riuscire a chiudere il cancello. Harley pensa di avermi intrappolato qui dentro. Non è mai stata un tipo brillante. La stanza. Yeah, la scena che diventa anche che diventa anche lì pazzo. E lui è nell'episodio di Batman The Animated Series, credo. Telltale. Cercare un'uscita. Aspetta, non ho capito che cos'è detto Batman. Letto, sì, stavo letto. Lui è Batman. 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 Sei stato salvato da Batman. Davvero notevole. Mi senti? Andrà tutto bene. Ma è viva. Che cosa ricordi? Sei stato catturato da Zaz, ma adesso è tutto a posto. E tu catturato da Zaz, io e dottor Ezza, yeah, io fare di te grande cose, yeah. Che cazzo bisogna fare per farlo esplodere? Scansionare la stanza, cercare un'uscita. Ah, vedi, scansionare la stanza. Eh sì, qua i muri deboli possono essere fatti crollare con delle esplosioni controllate. Poi, una gratta di metà che... Ah. Che cazzo ne sapevo io? Penso che devo far esplodere, no? È
uscito, Batman ha trovato il modo di uscire. Me, Batman è uscito. Menghia. Menghia. Le comunicazioni vanno e vengono senza controllo. Così non va. Ci riprovo. Trofeo dell'enigmista, bellissimo. Affetto. Ah, questo è Edward Nigma. Io l'ho conosciuto nel film di Batman Forever. Sì, perché stava Val Kilmer e lui era interpretato da Jim Carrey, uno stupendo Jim Carrey. C'era l'enigmista e basta. Cioè, come villain e due facce. Che poi c'era pure Robin, l'ascesa di Robin, se non mi sbaglio. Allora, ma vi dico bene. Ma ti dico bene, sai, che nel film io l'ho visto, cioè li ho visti quasi tutti i film di Batman. Eh sì, perché c'era di Michael Keaton, ma par che ne erano due. Ma ti dico i Batman. C'è Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, poi Christian Bale, Matt Damon. No, cazzo dico Matt Damon. No, ho curato da. Non era Matt Damon. Eh sì, Matt Damon Eva, mi sa. Dove, e se magari Google funziona, io ti dico se. Perché li ho visti tutti i film. Però Google non funziona perché il telefono è down. Meno si blocca poi il telefono, ma Google non risponde. Vuoi chiudere? Ma capacciano, ma poi mi dite perché ti devi comprare il telefono? Edward Enigma. Allora, dai, ma perché fai così? No, è il telefono. Oh, sarò picchiato. Allora, vabbè, senta, finché quando si riprende il telefono ti dico. Che mo mi sta assolutamente nervoso potente. Allora, Batman film tutti. Allora, mo ti dico. C'è Batman il primo. Dice che devi salvare la città da Joker, un ex teppista che ha cambiato connotati dopo essere caduto. Ma là c'è Jack Nicholson, Kim Basinger. Poi c'è Batman e ritorno, 1992. Che è sempre Michael Keaton. E c'è Pinguino e Catwoman. C'è Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Christopher Walken. E va bene. Poi nel 95 c'è Batman Forever, che è dove sta l'enigmista. Due facce e l'enigmista.
Poi c'è Dick Grayson. Che se... Ah, Dick Grayson. C'è Val Kilmer che fa Batman. Jim Carrey che fa l'enigmista. Tommy Lee Jones fa due facce. Kristen O'Donnell e Robin. Nicole Kidman, la dottoressa. C'è Drew Barrymore. E Drew Barrymore, non lo sapevo. Ah, sì, è vero. Poi c'è Batman e Robin. Questo fa un po' cacare Batman e Robin come film. Beh, George Connery, no, Arnold Schwarzenegger, Richard Silverstone, Uma Thurman che fa Poison Army, Val Kilmer, non so perché, Robert... Vabbè, sì. E basta. Vabbè, poi c'è il Cavaliere Oscuro, Batman Begins, capì? Quello fa parte di Batman Forever. Perché c'è due facce e l'enigmista. Il Batman è interpretato da... capito? Che poi Bane, la cosa che mi fa più incazzare è che in quel film di merda viene chiamato Flagello di Dio. Si è sempre chiamato Bane. Tu in quel film di merda con George Clooney, che penso sia il Batman più schifoso del mondo, lo chiami Flagello di Dio. Ma cosa? Che fai? Flagello di Dio, che cosa? Mamma mia. Cioè, vedere quel Batman è come vedere Dragon Ball Evolution. Madonna mia, che incubo, Flagello di Dio. Avviso, sala di è tutto chiuso, non c'è modo di entrare né di uscire. Maledizione, siamo in trappola. Avviso, sala di decontaminazione, zona sigillata. Che roba è questa? La tossina di Joker. Ascoltate, la stanza è piena di gas velenoso. Chi resta dentro morirà. Hai intenzione di andare ad aiutarli, Batman? Oddio! Stanno morendo tutti! Questo non è un semplice tentativo di evasione. Joker deve aver ben pianificato tutto questo. Da questa parte, per favore! Andrà tutto bene, resta qui. È arrivato Batman! Cerca di resistere ancora un po', Steve! Non ce la faccio! Fra poco cado! Aspetta, non ho capito. Vado a cercare l'animale che ha fatto tutto questo. Batman, l'impianto di estrazione. Steve stava cercando di raggiungere la centralina in fondo alla stanza. Posso credere che mi abbia abbandonato qui? Ah, questo era un cattivo.
Oh, ma è viva. Presidente. Presidente. Comunque guarda, Joker è così malato di mente che ti indica pure la strada. Uè, Fradam! Non puoi scappare, Joker. Io ti troverò. Ovunque sarai. Ovunque sarò. Scusa, L chi cazzo è? Ciao, chi sei? Boh. Boh, aspetta, aspetta, no, tu mi dici chi cazzo. Così è così. Fate ma. E non ce lo dice però. Ah, ho capito dove devo mandarlo. Ma proprio sta scatta se ne sa. Mi sta scattando, ma vabbè ragazzi, mi ha bloccato nella. Ho capito dove devo mandarlo. Niente. Questo era inatteso, vero? Ma non ho fatto niente. Ora, visto che mi sento generoso, questo te lo darò gratis, Batman. Stendimi il sigillo, finisci, staccami la spina, fermami una volta per tutte. Stai diventando troppo prevedibile, Batman. Resterei volentieri a chiacchierare, ma ho una festa da organizzare. Arriveranno ospiti da tutta Arkham. Vedrai. Aspetta, è sbloccato un upgrade Wayne Tech. Riempa la barra XP per ottenere upgrade di Batman abilità minerale. Scegli l'upgrade della schermata di sezione Wayne Tech. Combo speciale. No, che cazzo? Ah, devo. Cioè, praticamente ogni volta che si sblocca devo scegliere. Oppure posso cambiare.
Aspetta. Ah, vedi, mo c'è la combo speciale che io. Combo Batarang. KO invertito. Upgrade, vedi. Eh sì. Guardio, ma questo chi cazzo? Cioè, io non ho fatto niente, mi ha spaccato di mazzetto. Ha fatto tutto lui. Cioè, io non so neanche che cazzo dovevo fare, è morto da solo. Ah, causa della morte, infarto miocardiale, causa della morte, infarto miocardiale causato da un'interruzione del flusso sanguigno al cuore. Madonna mia, che brividi però. L'ansia mi ha fatto lì. Sono sbucati dal nulla. Ho portato dentro Jerry e ho attivato il cancello. Deve essere svenuto. Ragazzi, ma perché questa voce sembra Ted Mosby? E perché questa voce sembra Ezio Auditore? Joker è passato da quella porta. Che cosa c'è dall'altra parte? Quello che chiamiamo isolamento estremo. Si può accedere solo attraverso il sistema di trasferimento. Apri. Questo è uscito nel 2009. Assassin's Creed 2. Quando è uscito? 2008. E perché? Potrebbe essere. Ma dov'è? Ma è lui? È proprio... È lui, può essere lui. Ma la voce è veramente lui. Boh, vabbè. No, nessun problema, non devo fare altro che chiamare un'altra cella. Ok. C'è qualcosa che dura. Il raccordo della sicurezza è chiuso a chiave. Problemi là sopra? Joker. Ti aspettavi due facce, forse? Non puoi scappare, Joker. Povero ingenuo, io non voglio scappare. Mi sto divertendo troppo. Ci sei persino tu che mantieni vivo il mio sorriso sul volto. Non per molto. Davvero? Vedremo. Ta-da! Ah, oh, dimenticavo. Se avevi in mente di seguirmi, ho pensato di prepararmi. Mentre noi siamo qui, Gordon sta andando da Harley. Agente Bulls. Se mi accorgo che cerchi di seguirmi, lui muore. Harley non vede l'ora. Magari lo riprendo e mando il filmato su internet. Te pare. Il trasferimento è saltato. L'unica cosa che posso fare è aprire la porta da cui sei entrato. Piazza. Devo tornare nel blocco di detenzione. Bulls non è mai stato furbo. Avrà lasciato qualche traccia. Joker è scappato, si è isolato da qualche parte e ha preso tuo padre. Papà! Non ti preoccupare, lo libero io. Sì, lo so, ma... Oracle, ci riuscirò. Joker non può vincere. Non glielo permetterò. Joker non può vincere! Non glielo permetterò! È stata la guardia Frank Bowles ad aggredirlo. Troverò Frank e troverò tuo padre. Bruce, sbrigati, ti prego! Bruce, sbrigati, ti prego!
mesi chiedendo tutto quanto. Dai, ma non mi posso sentire la risata di Batman, il Joker. Fai brividi. Io e Frankie ci conosciamo da tempo. L'ho tirato fuori da una scattatura un paio d'anni fa. Dunque, quando mi servono i codici di sicurezza o devo tramortire un vecchio, so a chi rivolgermi. E forza, hai visto la faccia? Pensavo che se la facessi addosso. È qui. Do cazzo! Oracle, sono nel blocco di detenzione. Sto per montare una scena del crimine. Qual è il piano? Isolare qualcosa nella stanza che sia tipico di Bones? Esatto. Bingo! Bones ha buttato per terra la fiaschetta. Vediamo che cosa rileva lo scanner forense. Posso seguire le tracce alcoliche del barbon di Frank nell'aria. Zarco, il prossimo match o il prossimo ancora di AC, sì, sono sicuro che sarà ambientato a Roma. Il seguito di AC Origins Odyssey. Ma sarebbe una figata assurda ad avere. Sarebbe una figata assurda. E io mi devo ancora occupare degli altri Assassin's Creed, uffa. Oh, wedding party. E niente. Crashato. Pupparara. E Valhalla ancora non mi ispira. Ma Valhalla io lo voglio giocare perché è veramente bello, raga. Ho una traccia. Bene, segui la pista. Io raccolgo tutti i riferimenti ad Arkham che riesco a trovare. Potrebbero tornarci utili più tardi. Ah. Quel cavolo di ascensore. Stupido, inaffidabile. Come ha fatto Joker a liberarsi? Sì. Che cosa succede? Mo, Metal Zarco, mo, ma non è Twitch. Oh, mo. Senti, una cacata, perché comunque quelli volevano persone più addette al vendita, che giustamente sono più addetto a fare caffè e cucinare.
Quindi, però l'ho mandato, l'ho lasciato, vabbè, GameStop, vabbè, ormai non chiameranno mai, però a Martinucci l'ho lasciato, occhio, eh. Martinucci, ah, tanta roba. Gordon è stato portato in superficie con l'ascensore. Se voglio seguirli, dovrò usare il metodo vecchio. Io lo sto provando adesso a fare ammazzate, faccio ancora a cacare, eh. Ah. Vabbè, ma figurati se avessi messo normale, sarei morto sicuramente. C'è un trimone che è morto d'infarto mentre mi spaccava di botte. Cioè, mi spaccava di mazzate ed è morto di infarto. Ma cazzo fai? West salta. Vabbè, Harley, magari tenessi gli occhi per me, cosa ci facessi? Ma ne Harley me la facesse brutto. Scusate la mia, però mamma mia. Ma Harley è sempre stata fissata da Joker. Sempre. Oggetto oscurato, vaffanculo. Soggetto troppo piccolo. È bellissimo, è una relazione tossica. Ah. Sono lo spirito di Amadeus Arkham. Grazie alle mie attività ho salvato la città dalla maledizione, anche se sono condannato a restare nell'ombra per sempre.
La mia storia è scolpita nell'anima di Arkham e verrà rivelata solo chi si impegna seriamente a scoprirla. Beh, non un gozzo proprio, ma già sei macchiato lo zaino su pa Spider-Man. Ma pure a te. Ma non si caccano, cazzo, spirito di Arkham. Affacciolo chi no. Tu è da Maghiert. Diamoci dentro. Non hanno possibilità. Amadeus, a Sanremo sta. Cucù. Ah. Oh. Mostra, ma fa fa mocca la mo. Mo. Trimone, ti ho fatto volare. Sbam. Ci sono delle tracce, ma sono di alcol. Ancora, ma sono vicino. Harley Quinn ha cercato di rallentarmi, mi ha fatto cadere addosso l'ascensore. E ha funzionato? Ah, ovviamente no. Ti contatto non appena arrivo in fondo alla pista. Ovviamente no, perché Batman ha sempre un piano B. B di Batman. Ah. La porta è chiusa a chiave. Mannaggia i sanghi mu. E i sanghi e cis. Pure qua la porta è chiusa. Batman, che facciamo? Oh sì, aprimi. Apri, apri, sì, bravo. Abbassa, mettiti a pegola. Oh, vedo persone armate là, zio. Porco... Ma porco... Non ti far vedere, zio. Oracle, gli uomini di Joker hanno preso il controllo del corridoio di trasferimento al blocco di detenzione. Non mi piace. Ho ascoltato le comunicazioni di una guardia. A quanto pare gli uomini di Joker hanno messo le mani sulle armi. Lo so. Spostare la modalità di visione del cappuccio in modo da isolare gli uomini armati. L'avvicinamento diretto sarebbe un suicidio. Devo giocare da sto zio, trovare un altro modo di passare. Allora Batman sta venendo da questa parte. Chi se ne frega se caccia la testa in questa stanza che la faccio saltare? Sì, è un morto che cammina. Buonanotte, fiorellino. Traman. Nessun problema, i ragazzi stanno completando il lavoro. Quelle teste di legno di Arkham non aveva... Sì, Fradam, mi fischiavano un po' troppo. Mocca mount di acci di afema di asculaccia, anzi se devo sculacciare sculaccio proprio Harley. A te no, madonna mia, cioè sento un freddo polare artico.
Le ragnatele. Spider-Man, aiutami. Con breve aggiornamento sui fatti più recenti. Lota sta correndo in giro per il manicomio vestito da Batman. Una mano sgamato forse. Madonna mia, che ansia. Vediamo se mi trovano prima innanzitutto. Joker vuole che lo troviamo. Sparpagliatelo. Potrebbe essere ovunque. Allora tenete gli occhi aperti. Muovetevi. Allora, ma giocherò io di astuzia. Allora, veto fragile. Vediamo. Perché volendo potrei fare il calcio in planata. Ma Trimone sta sopra. No vabbè raga, non ci credo se è così Trimone. Ma sta sopra. Da gasoline. Condizione non cosciente, meno male. Non cosciente, non cosciente. Ah, se tu così siamo. E andiamo! È un pazzo come tutti noi! Ragazzi! Avete visto come si veste? Dai, ragazzi! Andiamo! Dovresti proprio averne paura. Non mi piace per niente. Bocca man. Ops. Beh, mi ha sgamato perché ci stava, eh. Perché mi ha visto, ok. Cucù, cucù!
Metramasi, caca tu. Cazzo. Come hai potuto? Sei da tan. Ah, così si piange. Non lo sapevo. Joker deve aver capito come sono riuscito a rintracciare Gordon. Le impronte dell'agente Bones si fermano qui. Madonna mia, che buca, oh. Cioè, questo è Frank Bowles, quello che ha aiutato Batman, è morto. Cioè, l'ha ucciso. Ho detto di non ferirti su quel ritratto così tagliente. È un Wespit, trama. Non ferirti su quel ritratto così tagliente. Questo. Madonna mia, sono così. Ah! E così ce l'hai fatta, molto bene. Questo l'avrebbe risolto anche un bambino. Figuriamoci il detective più No, Sì, devo. Ma quindi ha ucciso quello che l'ha aiutato. È veramente pazzo. È stato un massacro. Bowles è arrivato dicendo a tutti di sorvegliare l'ingresso anteriore. Ha detto che l'esercito di Joker stava passando dal cancello principale. Due dei miei si sono spostati verso l'uscita e Frank li ha ammazzati. Non hanno potuto reagire. Bowles era da solo? Pensavo di sì. Poi ho visto Harley Quinn. È stata circondata dai detenuti di Blackgate. Stavano ammazzando tutti quelli che erano nella stanza. Non avevo scelta. Sono venuto qui dentro e ho chiuso la porta a chiave, ma ho visto tutto dalle immagini della sicurezza. Avevano una persona con loro, sembrava il commissario. Bowles è morto. Hanno continuato senza di lui. È durato più di quello che si meritava. Giusto, era un verme. Mi prenderò cura io di Maria. Promesso. Me, Maria, sono morto.
conosci Jack su Gotham? Non può aver messo le bombe per te la città, è un cazzo di fottutissimo mazzo. Ok, andiamo. Ciao Spider-Man, mi aiuti? Ma vedete Spider-Man in gioco di Batman? Dovrebbero fare tipo Marvel vs DC come picchiatura. Fai tipo, che ne so, Spider-Man che combatte contro Batman, Capitan America contro Superman. No, raga, questo è Poison Ivy. Nato libero. Non dire così che... No, stavo per fare una battuta che non posso dire. No, aspetta. Non la posso dire qua, Wagnò. Mi bannano a pressione. Adesso come adesso mi bannano. Aspetta, mo te la faccio in privato, Leaf. No, cazzo, sta. Capisci perché non la posso fare qua? È setta e non so se te la posso fare. Mo. È un po'. Vabbè, io te la faccio. No, ancora non ti piace questo genere. Non la crampa, non so se la capisci. Capì? Capisci perché non la posso fare qua? E l'ho fatta in privata, Leaf.
tipo South Park. Però è una battuta un po', capì? Fesse da mammut. Grazie al Censo. Sei riuscito a prendere Joker? No. Ah, ne. Questa voce. Ah, ok, penso. Questa voce, Leaf, ti sembra il doppiatore di Ezio? Senti. Tu resti qui e fermi tutti quelli che vogliono entrare. Come vuoi, Batman. Di qui non passerà nessuno. Hai visto che è lui? Ma come cazzo la faccia? Ivo che passa! Facito ma passa! Aspetta. Ah, so così. No, so così, aspetta. In modo che non passi nessuno. Non passi nessuno, ma nemmeno chi posso passare. Ah. Ma cazzo passa? Cioè c'è un modo. Aspetta. Ah sì, aspetta. Qualcosa, aspetta, c'entra qualcosa così qua. Fammi passare! Fammi passare! Fammi passare! Ok, sai, dammi. Sono già cagato. Mi sono red. Ah, no. Affango. Io pensavo, capire. Attiva il sistema di contromisure della Batmobile. Ho visto l'allarme. Che cosa succede? Dove ti trovi? All'esterno della residenza di Arkham. Deve essere stata Harley Quinn a far scattare l'allarme. Se Gordon è ancora con lei, potrebbe finire male. Ok, fatto. La Batmobile è ancora parcheggiata fuori dalla terapia intensiva a nord di Arkham. Ti ho mandato gli schemi di tutta l'isola. Ho contrassegnato i punti chiave, come la tua auto. Grazie. Ah, oh, troviamo la Batmobile. Che è the cost?
Che come, di- oh, come dicono abitonta. Wenne, che è che il cast? Remote da te. Ah! La Xanavam! Alan Van proprio. No, ho sbagliato. Ho strasciato malissimo. No, ho strasciato, pensavo era solo lui, però vabbè. Mamma una cheat. Oh. Remote date, ho lasciato stella a Melkn. Shut up fat girl. Mo. A fa mocca da down. Remote catan. Che qua non siamo. No, non posso fare. Non posso fare queste battute. Poi si incazza la gente. Porca pop pam. Remote da town. C'è una dose di gel esplosivo nel baule della Batmobile. Potrebbe servirmi. Gel esplosivo? Ah! Questo serve per... capì? Harley ha distrutto la macchina. Sembra ci sia stata una zuffata. Devo perlustrare la zona intorno alla Batmobile. Potrebbe esserci un indizio che mi indichi dove ha portato Gotham. Esamina la scena del crimine della Batman. Mamma, la svenne out la Magna. E morte da te. E basta ballare il bitonti. Isolare una pista sulla scena del crimine intorno alla Batmobile che mi conduca da Gordon. Alle auto. No, sto... Scusi, come funziona sto cazzo di gelmo? Chiamata per il dottor Howard. Dottor Fai, dottor Howard. Ah! Buon assoir. Farmo dai. Taggi pigliata a me, op. Taggi pigliata a me, op.
Non ho fatto una capocchia. Vediamo qua, funziona. Vabbè, ya fai proprio sdaxi, va, so capi, ya. Ah, fa mock. Strano, questa è la pipa di Gordon. Gliel'ha regalata Barbara. Non l'avrebbe mai dimenticata in giro. Il pipino di Gordon. Wild Country, il tabacco preferito di Gordon. È più furbo di quello che sembra. Mi ha lasciato una pista da seguire. Oracle, ho trovato una pipa. Ha le iniziali di tuo padre incise sopra. È il regalo che gli ho fatto all'ultimo compleanno. Non l'avrebbe mai lasciato. Esatto. Mi ha voluto lasciare una pista. È vivo, Barbara. Le porte di sicurezza sono chiuse a chiave. Sono costretto a girare intorno. Spero di ritrovare la pista di Gordon dall'altra parte. Quel muro sembra abbastanza leggero. Posso usare il gel esplosivo per aprire un nuovo passaggio. Boh! Siete pronti? Com'è che si dice in questi casi? Boh, boom, boom, per chiaz! Voilà, boh! Io stavo seguendo la cosa del tabacco e tutta la cosa. Non penso che dovremmo andare da qua. Signore e signori, buonasera. Mi hanno comunicato che il manicomio di Joker è vittima di una fastidiosa invasione da parte di un pipistrello. Permettetemi di ricordarvi che il vostro dovere civico è sterminare i parassiti. Non posso che torni sulla testa. Buongiorno, buonasera. Ma adesso li devo fare fuori. Cioè adesso. Allora, i film piani di tecnologia la protezione con diretta. Mi dica che si potrebbe anche fare questo upgrade. Buonasera signori, sono Batman. Sono proprio io, il vostro pipistrello preferito, Cribbio. Qui dentro ti serve un amico. Oh no. Chi sei tu? Chi c'è dietro quella maschera? Perché provi il bisogno di andare nel mondo a lottare contro quelli come me? Per te, davvero credi di poter vincere? Staremo a vedere. Sono un playboy filantropo. Sono un playboy, playboy miliardario filantropo. Cioè, ok, non sono Tony Stark, però sono lo stesso un playboy miliardario filantropo, eh. Voglio dire. Perché mi è entrato in prima persona adesso? Oh. No, in prima persona, no, che succede?
che è successo? Qui devi tornare dopo. Ah, ok. Va bene, torniamo dopo. Ma in bocca pare il nudo, cazzo, ma esci. Qua ritorniamo in terapia intensiva. Questa è la residenza di Arkham. Questi i giardini botanici. Penitenziario, dopo. Centro medico? Perché in terapia intensiva siamo già stati. Scansione delle tracce di tabacco. Allora, già c'è tabacco, da qua, 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 ah, ah, da qua, ah, ah, tu, tu, papu, andiamo a picchiare il gioco. No, ho sbagliato, è perché c'ho sto cazzo di... Vabbè, io non volevo farli esplodere, ma volevo il Batarang. Però sono morti, quindi... Ma sono morti, quindi, che si sono fatti esplodere. Tracce di tabacco ci portano qui nell'atrio medico. Ehi, levati, Batman! Adesso tocca a me. Dov'è Gordon? Non vuoi saperlo? Sono qui! Zitto! Idiota! Harley! Che cosa ci fa lui qui? È troppo presto! Scusa, biscottino, non arrabbiarti con me. Oh, sfacciatella. Non riesco mai a tenerti il muso. Potrei vomitare, Potter. Mi piace, Batman, dovrai trovare un'altra entrata. Ciao, ciao. Da questo cancello non si passa. Devo trovare un'altra strada. Ma ci si cacat la manduca. Però... E da là no, da là no. Ah! Ecco, mi fa vomitare Harley quando è fissato con il gioco, non intendo l'estetica. Cucci cucci co, picciottino mio, cucciolino, ti faccio un Black Sbebon. Parla come un idiota, all'aspetto di un idiota, ma non lasciatemi
E c'era la modalità detective, sì. Buonasera agli amici di Italia's Got Talent. Sono qui Batman e il mio talento è prendere a calci Joker. Italia's Got Talent. Cerca una via alternativa per introdurre. Dattan. Allora, raga, qua secondo me se ci sgamano muoiono i dottori. Chi sta tremo? Allora, qual è girato? Vedi com'è? No, sono tutti così. Così come più bastard che male ne è, perché sta vicino alle dottore. Ma me ci schite mo. Come faccio a liberarle? Come si faccia a liberarli? No, no, ovviamente no con questo.
Non so che cosa sia successo. Stavamo facendo le ronde serali quando alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nella stanza. Ci hanno catturati. C'era qualcuno con loro? Hanno portato qualcuno in ascensore, ma non so chi sia. È chiaro che non volevano essere seguiti. L'ascensore è stato disattivato. Qui non correte pericoli. Andrà tutto bene. E gli altri? Abbiamo sentito degli spari. Potrebbero essere morti. Andiamo ad aiutarli. Oh no, dimenticavo. Il dottor Kellerman era in sala osservazione. Il dottor Chen è andato in chirurgia. E la dottoressa Yang è andata in radiologia. Ok, restate qui. Vado a cercare gli altri dottori. Sono qui, Mike. Sta fermo. Ti libero io. Tutto bene. Noi sì. Ti ha salvati Batman. Allora, dobbiamo salvare il dottor Chen, la dottoressa Chen Yang, il dottor Keller e la dottoressa Chen. Dottor Chen. Da qua si va al sanatorio. Da qua non so dove cazzo si va. Da qua non so dove cazzo si va. Quindi. Lui faceva black humor da fin quando noi lo facciamo. Questo è black humor pesante, alla chiacchiera. Questo è black humor. Quel mo, se la facessi io sta battuta avrei bannato all'istante. Vabbè, sì. Vabbè. Vabbè, tanto finché sono i personaggi nella Marvel e anche me. Senti, c'era una qualcosa che potevamo. Non era qua, forse già. Allora,
Da qua possiamo andare a salvare la dottoressa Young. Da qua si va a salvare Chen. E di salvare prima le donne, a mio parere, modesto parere. Cioè, i maschi sanno fare ammazzati. I maschi stanno a fare ammazzati. Mente umana. Buongiorno, Arkham. Parliamo della mente. Com'è possibile capire un organo così complesso e curarlo nel caso in cui si ammalasse? Bella domanda. Lo scopo del progetto Titan è quello di creare un banco di prova per testare i casi speciali in modo sicuro, privo di rischi. L'obiettivo è trovare la cura per i soggetti più sfortunati, più deboli, quelli che non sono fisicamente all'altezza di reagire alla sfida che presenta la nostra pratica medica. Il progetto Titan ci trasformerà in un centro di levatura mondiale, una struttura da premiare. Mi sentite fortemente angosciata. Esistono alcune istituzioni che vi possono ospitare dove vi sentirete al sicuro e dove vi ci farete le cure migliori possibili. Potete trovare le tariffe in descrizione delle cure offerte su qualcosa adesso. Penelope Young. Ad un anno dal suo arrivo in squadra, Arkham si trova ora in prima linea nella ricerca. Così quella è la dottoressa Young. Sì, da lei mi farei operare. Come è possibile capire un organo così complesso e curarlo nel caso in cui si ammalasse? Bella domanda. Lo scopo del progetto Titan è quello di creare. Va bene, bella! Il progetto si trasformerà in un centro di levatura mondiale, una struttura da premiare. Siamo nella sala radiologia. Perché? Io ho fatto esattamente quello che mi hai chiesto. Ma, mi porti, smetti di piagnucolare e ascolta. Se qualcuno si avvicina a te senza il permesso di Joker, ho l'ordine di ucciderti all'istante. A quanto pare sei tu che ci dai il potere contrattuale. Ti avverto, il capo ha il controllo totale. Ha pianificato tutto con precisione militare. Ha amici dentro e fuori. Mi rendo conto che questo lavoro, come dice lei, ha bisogno di amici. Mi piacerebbe sapere perché ha scelto me. Joker ha fatto il mio nome, mi permette di parlare con lui. Sono sicura che ci metteremo d'accordo. Signora, se glielo devo ripetere, temo che dovrò farle anche del male. Capisce? Quindi zitta. Se il capo le vuole parlare, le parlerà. Fino ad allora, tengasi cingiate le labbra. Per favore, mi liberi. Non le darò problemi. Se non chiude il becco, le faccio saltare la testa. Sono sicuro di fare un favore al capo. Perché fate così? Mi faccia parlare con Joker. Stia zitta. Non so quante chiacchiere posso sopportare ancora. Per favore, no! Ci stanno attaccando! È morta! Troppo facile! Ti ho suonato come un violino e ti si sono rotte le corde! Sogni d'oro, Batman!
Non ho letto niente. Ragazzo di Sony, che non ho capito. Vabbè, non ho letto, ma mi dissocio da qualsiasi cosa sia stata scritta. Allora, dalla save esplodono. Io ho fatto esattamente quello che mi hai chiesto. Perché due muoiono? A quanto pare sei tu che ci dai potere contrattuale. Ti avverto, il capo ha il controllo totale. Ha pianificato tutto con precisione militare, avici dentro e fuori. Mi rendo conto che questo lavoro, come dice lei, ha bisogno di amici. Mi piacerebbe sapere perché ha scelto me. Joker ha fatto il mio nome, mi permette di parlare con lui. Sono sicura che ci metteremo d'accordo. Signora, se glielo devo ripetere, temo che dovrò farle anche del male, capisce? Quindi zitta. Se il capo le vuole parlare, le parlerà. Fino ad allora, tenga sigillate le labbra. Per favore, mi liberi. Non le darò problemi. Se non chiude il becco, le faccio saltare la testa. Sono sicuro di fare un favore al capo. Perché qua spari due. Doveva andare in cioè più. Stai attenzato. Non so quante chiacchiere posso sopportare ancora. Ah. Perché fate così? Mi faccio fare. Altre due. Basta. Abbiamo un esercito pronto ad abbattere tutto. Joker vuole che lei stia qui. Senti, dovrebbero esplodere tutte e tre qua. E di regola dovrebbero morire tutti. Stia zitta, non so quante chiacchiere posso sopportare ancora. Penny. Cosa succede? Parlavano come se fossero loro a comandare. È vero che Joker è scappato? Sì. Purtroppo sì, ma non per molto. Sono mesi che studio il caso di Joker. Dall'ultima fuga il direttore ha detto chiaramente che lo voleva curare. La pubblicità negativa influisce sulla campagna elettorale. Questa è la minore delle sue... Dio, stavo per dimenticarmene. Hanno detto che si sarebbero spostati all'interno del centro per dare la caccia agli altri dottori. Non si preoccupi. Adesso che lei è al sicuro posso andare a controllare le altre stanze. Aspetti qui. È troppo pericoloso uscire. Ma amore, pausa, musa, pausa. Non altri medici che hanno bisogno di aiuto. Pausa, pausa. A lei l'abbiamo salvata, l'amore mio. Mo dobbiamo andare a salvare Dottor Chen. E poi facciamo sta parte e stacchiamo. Oddio. Cioè sì, fra mezz'ora stacchiamo. No, no, no. Abbiamo tutte le specialità mediche. Io faccio sempre il BD socio. La qualità del trattamento e le comodità di Arkham hanno fatto in modo che la nostra struttura diventasse la migliore. Beh, sì, ma vaff. No, vabbè, ragazzi, ho sbagliato.
Deve essere il Bataran o Batman. E siamo arrivati a salvare ciò. Ma io mi sono fatto il cazzo di camminare. Sanatorium, devo andare da qua, no? Eh sì, perché da qua vai a salvare Chen e Cornelius. Surgery. Batman. Non parli, adesso è al sicuro. Ma è una trappola. Lo so, ma non per me. La patata, ma sì, ma mamma, da capo un bacio muro. Ma da capo un bacio mobile pur. Sei il pallone troppo gonfiato, Batman. Sta cercando di ammorbidirti un po'. Sarà l'anteprima perfetta per il grande mutino. Mi dispiace, ho cercato di dirtelo, ma non riuscivo a parlare. Tranquillo, adesso sei al sicuro. Posso gestire questi due delinquenti. Ok, dottor Chen salvato. Tocca al dottor Kellerman. Dottor Kellerman è qui. I pazienti sono obbligati a mantenere la calma e avviarsi lentamente verso Killer Croc. Cazzo è Killer Croc. È qui. Ho paura a chiedere a Pronged Leaf chi cazzo è Killer Croc. La stanza è piena di gas e dentro c'è il capitano ucciso. Peccato che Resor non abbia fatto in tempo a uscire. Devo fermare gli scagnozzi di Joker. Così impara a cazzeggiare. Non fare uscire nessuno, nemmeno Resor. E a me non piacciono le delusioni. Sì, giusto, capo. Comunque è solo una palla al piede. Non piangere. E infatti, sono una palla al piede, vero?
Lo scoprirei in un modo molto bello. Oh no, perché mi dite così? Che cazzo di trimone, è un trimone gioco. Non vedo l'ora di restituirvi il favore. Lascia perdere, Cash. Riesci a far funzionare l'impianto di ventilazione? La scoprirei molto bene, ma perché vado. Ah, che ansia quando mi dite così, è proprio l'ansia. No, ho sbagliato. Allora. Che palle. Stavo andando da là per... è un botto di merda qua. Cioè, là la modalità detective, coglione. Fratmi, la sapevo. Ventre di aspirazione, lo so che è una ventre, ma non si apre. E la mano fa fare, perché vedi? Capì? Fa... E se ne vedi dove può andare senza che faccia... Deve essere una ventola che praticamente aspiri il fumo. Vedi, tipo questa qua. E come la vuoi aprire? Ah! Vabbè, però vedi, da qua... Beh dai, stavo andando. Madò, che palle sto giù. Io volevo andare là, ma. Ah, non posso andare proprio. Che buca. Ah, però posso andare da là, credo. No, non me lo fa fare. Non posso andare neanche là. Ma non me lo fa fare. Eh sì, perché se tu vai da là puoi fare. Allora, però da qua posso andare. Hai visto che stava ridendo Batman? E perché non planeisci? Vuoi planare, fratello mio? Cioè. Scusa, se io voglio fare una planata, non me la fa fare. Non mi fa planare, non capisco perché. Cioè... qua da no, col X mi dovrebbe farlo fare, ma non me lo fa.
Boss, fatto. La stanza è piena di... È qui! Perché di regola me la dovrebbe far fare... Cash, che cosa è successo? È partito un allarme dentro medico. Devi aiutarci. Se riesci a eliminare il gas dalla stanza, io e il dottore potremmo uscire. Posso lasciarlo morire. Devo eliminare le tossine dalla stanza il più velocemente possibile. Mantello di controllo mostra alimentazione segreta alla ventola 1. Non me la fa fare, perché di solito è con la X. Non mi fa planare. Io non so che cazzo fare se non mi fai planare. Mannaggia. E se non mi fa planare, come cazzo devo fare? Cioè, non ha senso. Ah, vedi, non me lo fa fare a lungo termine. Però devo vedere se me lo fa fare da là. Ma no, non me lo fa fare. Dobbiamo trovare un altro modo. Non so come, ma bisogna trovarlo. Allora, come cazzo possiamo fare qua? Ancora dobbiamo rispingere di nuovo quello? Può darsi? No. Come cazzo possiamo arrivare là? Perché di regola dovremmo arrivare da qua, ma non so come... Ah, ma noi ci abbiamo il viso, no? Che trimone. Noi ci abbiamo lo zoom. L'avevo dimenticato. E noi abbiamo lo zoom e non lo usiamo. Aspetta, vediamo. Serissimo. Vedi, perché parte da là. Non so se arriva. No. Mi sa che è una grande sabuca, perché non ci sono indizi e non possiamo planare. Però aspetta, se vuole possiamo provare da qua. No, un cazzo neanche là. Vaffanculo sta cazzo di cosa. Io Joker ti picchia a sangue e ti uccido con le mie mani. No, però la... Però l'avevo fatto io. Che non blanischi, te molto estremo. Ti non un cazzo da Mandela, da plana quanto chi. No, 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 dai Gesù, però quanto mi odi stasera.
Quello l'abbiamo già fatto. Eccomi qua. Ah, oh, ce l'abbiamo fatta. Beh, è una cazzata che mi faccio da xe. Le tre ventole sono verdi, lavorano a pieno regime. La stanza sarà ripulita in pochi minuti. Corpresona! Alfa arriva giusto in tempo! La prossima volta che esce ci sparo subito, così non ci penso. Aaron Cash. Chi da crocchi? Quando vedi... Oh, tappo! Non è che tieni un coronavirus? Mo! Se l'hai fatto un bel vo... se l'hai fatto un bel volo. Ok. Adesso a po cus ne ci non vega a posti e mamma dove cazzo ce ne andiamo? Ah, da qua è giusto. Mannaggia! Mocca da tante sorte pur, ci mo so cazzo! Ma fa mocca mamt, gioca! Mamt, dave che da pecidun da dato di qualche scafo di più, eh! Dave! Stu sord tra man. Hai trovati? Stanno bene? Sì, per ora sono al sicuro. Batman, abbiamo un altro problema. Devo tornare alla residenza. Ho lasciato là tutti i miei appunti. Non voglio rischiare che Joker ci metta sopra le mani. Non è sicuro, dottoressa. L'isola ormai è zona di guerra. Non ne verrà fuori salva. È il lavoro di una vita. Lei non ha l'autorità di... L'accompagno io, Batman. Se non altro adesso posso contraccambiare. Non
mi piace neanche un po'. Ti ha chiamato l'ascensore? Noi no, sta salendo dai piani inferiori. Cash, prendi la dottoressa Young, recuperate gli appunti e cercatevi un posto sicuro dove stare. Tutti gli altri vadano in sala di osservazione, barricatevi dentro. Il capo dice che è da qualche parte qui dentro, sparpagliate. Chi è quel pazzo che ha costruito questo? Cerca di restare calmo. Andrà tutto bene. Abbiamo la situazione. Boh, io vabbè, stavo con le cuffie, non è che sento. Vabbè, questo è l'ascensore. No, non è. Dove cazzo sono saliti questi? Ho sbagliato. Questo è il sanatorio. L'ascensore, dov'è? Da dove? Donna. Come di andare per lo spedio? Andiamo più spedio, tanto non ci sta nemmeno l'ascensore. Ma proprio da. Ancora al terzo piano. E poi il che può essere molto probabile. Un ascensore del terzo piano. No. No. Non c'è. Perché questa mappa è così labirintica, porca puttana? E da qua sono sceso, quindi da qua devo uscire. No, da dove è? Yeah. Ecco. E da là. Da là.
ce l'abbiamo fatta. Senti, io penso che possiamo anche chiudere qua. Sulle tre. Non so se ha salvato. Penso di sì, penso che abbia salvato. Penso, non lo so. Allora, ma fichissimo. Ah, vediamo chi possiamo raidare stasera. Meg, Yoff, Gunscream. Ma Slayer Bill sta facendo la maratona. Ma che pazzo. Eh sì, ma lui fa l'All in Sleeping. Che pazzo. Cioè, tu per fare sta accusa non devi lavorare. Per forza. Cioè, posso capire che ha la palma. Ma io sono curioso di vedere come si evolve. Quanto io vorrei proprio fare una cosa del genere. Ma onesta, avresti avuto la malattia, tipo di prendere mentre dormi. So che però è che è brutto che riprenderebbero a me che urlo nel sonno. Perché sì, ogni tanto ho sonno, cioè ho sogno mamma, o faccio gli incubi a caso su qualsiasi persona e urlo nel sonno e cado a terra, e là sarebbe da pisciarsi sotto dalle risate, secondo me. Onesto. Allora c'è Yoratype su Genshin, ma prendo un po' di tempo. Poi c'è Meg, io non vado da un botto di tempo e mi sa proprio che vado a raidare proprio Meg. Che sta su Fatal Frame. Però c'è Yoffo su Gothic. No, però vorrei raidare di più. Ehi, Drago, che sta facendo? Ma tutto Elden Ring sta facendo. Madonna mia. Sì, sì, vabbè, Project Zero, Fatal Frame, Sam Cody, Ma non so se me la fa fare. Ok. Ah, domani è sabato e io di regola se non esco potrei fare un gioco a scelta. Domani che sabato potrei pure... Ah, domani hai detto che dovevamo fare multiplayer, quindi sai, preparati. Non so se facciamo multiplayer di Yu-Gi-Oh! Un multiplayer di Fortnite, un multiplayer di... Devo vedere. Non lo so, ma vediamo se, come mi va. Meg... Ho scritto bene. No, la sera non penso. Io vorrei uscire domani, ma sto senza una lira. Ah, c'è fine, c'è brutta fine. Vabbè, signori, buonanotte. Buongiorno, come volete voi. E ciao. Thank you.